Si svolge oggi la seconda edizione della mostra mercato dell'editoria locale, organizzata presso il convento dei Cappuccini, che è anche sede della biblioteca comunale di Argenta, nell'ambito del programma nazionale Ottobre piovono libri. Ed effettivamente c'è stata una notevole affluenza, soprattutto per la presentazione di un libro scritto da un maestro bolognese. Sono Michele Antonellini, un editore di Bagnacavallo, provincia di Ravenna. Qua con me oggi c'è Emanuele Marfisi ed è autore di questo romanzo Diario di classe, che è un'esperienza di scuola vissuta in prima persona dall'autore. Diciamo che l'esperienza di questo bambino che si trova a svolgere questo anno scolastico durante la sua quinta elementare in questa scuola di Imola, la scuola elementare Cappuccini, e dopo 25 anni questo bambino si ritrova in questa stessa scuola, tra quegli stessi banchi, ma dall'altra parte della cattedra, come maestro precario. Si continuerà nel pomeriggio con un altro romanzo. Le metodi di Travemonte ha vanto uno stile molto asciutto, ma molto denso di contenuti. Probabilmente è una spiaggia, è una località balnearia, oltre che località di approdo della maggior parte dei traghetti scandinavi. Io sono Mauro Gurioli della casa editrice Tempo al Libro di Faenza. Quest'anno abbiamo avviato una collana di favole e abbiamo colto l'occasione di questa fiera di Argenta per presentare il primo lavoro della collana, che è la favola Tu mi stufi, si innamora di Daniele Scarazzati e Raffaella Di Vaio. E la forza di questo libro sta nella sinergia tra il testo e l'immagine. Ci sarà poi un incontro con un autore del territorio. Che nel corso della storia ci sono state tante persone che avrebbero voluto guardare il cielo, guardare le stelle, ma qualcuno gli teneva il piede sulla testa e li faceva stare con lo sguardo rivolto a terra. E in nome di queste persone che hanno subito, diciamo, la prepotenza degli altri, ho scritto questo libro. E tutte le mie storie partono da delle storie di vita vissuta. Poi ci saranno un poeta. Mi chiamo Alessandro Dall'Oglio, questo è il mio primo libro di poesie dal titolo Non ho urla in me. Il mio libro è diviso in due sezioni. La prima sezione si chiama Rizomi e sono poesie in forma aforistica, cioè tre o quattro righe al massimo. Il rizoma è un rigonfiamento dello stelo delle piante, molto spesso è sottoterra, come una metafora del fatto che molto spesso ciò che non vediamo è vita. Mentre invece la seconda sezione del libro, dove le poesie sono un po' più introspettive, si chiama Sotto il selciato l'erba, vuole ricordare che dove noi abbiamo depositato cemento, strade, c'era la terra, quindi la verità che sta sotto. Il poeta scrive qualcosa che fa parte del suo vissuto, della sua vita. Condensate in una piccolissima sensazione, cioè l'emozione depositata in quel momento stesso che il poeta l'ha depositata su un foglio. La presentazione è un'edizione latina con DVD allegato del Cantico dei Cantici di Salomone, la prima edizione integrale latina. Perché i ragazzi di oggi non possono imparare il latino anche in un altro modo? Il latino ti veniva insegnato, ti viene ancora insegnato come una cosa un po' pesante. Tu prendi i libri classici latini, sono belli, però è solo tutto scritto. E lui ha detto, perché non mettere il disegno, la foto, qualcosa di moderno con questa cosa, tra virgolette, vecchia? Siamo tenaci e vorremmo che ci fosse anche una terza edizione.